Buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Questa sera parliamo della casa, gli sgravi, i tagli, quello che c'è nella legge di stabilità, insomma, degli ultimi giorni. Cercheremo di capirne di più, perché insomma il quadro è abbastanza confuso, ma cercheremo in qualche modo di dare delle risposte questa sera con i nostri esperti. Come sempre però ci avete fatto una domanda, l'abbiamo recepita. Maris, qual è la domanda di questa sera? Buonasera. Buonasera a te Giuseppe, ai nostri telespettatori e ai nostri ospiti. Le domande in realtà sono tantissime. Ecco, abbiamo scelto, tanto per iniziare, questa che adesso vado subito a leggervi. Però voi intanto segnate il nostro numero verde, così che durante la diretta potrete fare anche voi le domande. 800 508 990. E allora vediamo da quale domanda partiamo. Buonasera, scrivo da Verona. Il tema della casa mi è molto caro visto quanto mi costa. Vi spiego la mia situazione. Ho ricevuto in eredità dai miei genitori una casa in un'altra città e nella quale però ci vive mio figlio. Chiedevo, devo comunque pagarla come seconda casa e secondo voi nei pagamenti potrei godere di qualche agevolazione? Davide. E rispondiamo a Davide allora. Buonasera ai nostri ospiti. Paolo Righi, presidente nazionale della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, insomma, buonasera, che guida tutti gli agenti immobiliari della penisola. Buonasera al segretario generale dell'UPI, l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Fabio Pucci. Buonasera a tutti. Pucci, lei è anche un avvocato, un giurista. Allora, questa domanda del nostro telespettatore, del nostro telespettatore, che cosa possiamo rispondere? Allora, per la prima parte sì, è una seconda casa, perché il nostro telespettatore sicuramente abita in un'altra casa. Può ovviamente avere dei benefici anche con l'esenzione dell'IMU se con un contratto di comodato la cede a un parente diretto, quindi ad un figlio, il quale figlio però deve abitare in quell'abitazione come se fosse la sua abitazione principale. E allora, vogliamo parlare delle norme contenute nella legge di stabilità. La TASI, addio la TASI, questo sembra un principio sulla prima casa per tutti, ma non per quelli che hanno delle abitazioni. Questo è il cambiamento delle ultime ore, tra poco sentiremo, perché c'è anche tanta confusione su coloro che hanno delle abitazioni di lusso, delle ville, i castelli. Poi ci spiegherete, il Presidente ci spiegherà che cos'è un'abitazione di lusso, così cerchiamo di capirle di più. Nel catasto ci sono vari classamenti e la 1, la 8 e la 9 sono categorie che sono riferite a determinati beni che hanno determinate caratteristiche, quali una metratura molto ampia e diverse attività, diciamo, che vengono considerate quando si vanno ad accatastare i beni. E quindi si è deciso, sembra, perché ancora il governo ha fatto un cambio di rotta, il governo prima Renzi aveva detto che per tutti quelli che avevano la prima casa veniva eliminata la TASI, oggi ci dice che invece a 1, a 8 e 9, cioè ville, villini, castelli, appartamenti di grandi metrature, non saranno scontati. Noi contestiamo questa cosa perché diciamo che bisogna tassare il reddito che qualcuno produce e non il patrimonio, perché la ricchezza di chi aveva uno 20 anni fa avendo un appartamento casomai in A1 e oggi casomai non ce l'ha più e gli è rimasto solo il patrimonio ma non il reddito. La villetta al mare rientra in queste categorie o non? Quella è una seconda casa che può a sua volta essere accatastata come A1, A8 o A9, dipende, ci sono villette che sono accatastate in altre classi, diciamo, che non hanno le caratteristiche di lusso e altre che invece lo hanno. Avvocato Pucci, voi lo salutate positivamente questa abolizione della TASI, della tassa, insomma, per tutti quelli che hanno la prima casa? Ma dice qualcuno, potrebbero aumentare le tasse su chi ha la seconda, terza casa, cioè chi dalla seconda casa in poi, ora c'è una discussione in atto, insomma, ci sono varie indiscrezioni che dicono questo. È allora, così? Sì, credo che sia proprio così. Noi siamo stati veramente molto favorevoli all'eliminazione dell'IMU e della TASI sulla prima casa. Però ovviamente il testo ancora non c'è, ma abbiamo le cosiddette agenzie giornalistiche che ci danno qualche preoccupazione. Sicuramente ci sono in cammino altre ipotesi di aumenti dell'imposizione fiscale. Sulla seconda casa certamente, c'è poi il problema del canone RAI che comunque è sempre un aumento che verrà inserito nel pagamento dell'energia elettrica e quindi siamo molto preoccupati che da una parte ci viene tolto ma dall'altra parte dovremmo ripagare
altre imposizioni. E poi parleremo anche delle coperture dei comuni, ma prima di tutto diamo i nostri contatti. Maris. E allora ricordiamo ai nostri telespettatori le nostre coordinate. Il numero verde, vi ricordo, è gratuito anche per i cellulari, quindi potete fare le vostre domande digitando l'800 508 990, o se volete potete mandarci una mail ad attentialupo@tv2000.it. Ecco, stanno già arrivando diverse domande, però passiamo subito una telefonata. Andiamo subito a Mantova, dove ci aspetta il signor Franco. Buonasera Franco. Buonasera Maris, io volevo sapere, allora io ho due appartamenti che sono degli anni 50 che mi ha lasciato mio padre, no? Sì. Volevo sapere, siccome io ci pago l'IMU adesso, ho sentito che sulla seconda casa che aumenteranno anche le tasse sulla seconda casa, però ho due inquilini che ovviamente sono due anni che non mi pagano. Per mandarli fuori devo mettermi in mano un avvocato e spendere altri 1500 euro. Cioè, è giusto questo, visto, cioè, il governo non dovrebbe dare una mano anche ai proprietari per quanto riguarda gli inquilini che non pagano? Grazie e buona serata. Grazie Franco. Allora facciamo dare una risposta al segretario generale dei piccoli proprietari. Che deve fare questo signore, allora, che pone una questione? Ovviamente se l'inquilino non paga il canone di locazione può richiedere uno sfratto ed eseguire, diciamo così, lo sfratto. Se poi lui chiede, nel momento in cui non percepisce l'affitto mensile, che cosa può fare? Beh, può fare poco, perché per giustificarlo al fisco deve munirsi di un titolo esecutivo, altrimenti non può detrarre quei canoni di locazione che non percepisce, cioè li deve comunque pagare anche se non li percepisce. Deve dimostrare che ovviamente l'inquilino non ha pagato. Prima di vedere il servizio abbiamo ascoltato uno dei vertici del sindacato italiano della UIL. Chiedo al Presidente, tutte queste vicende, quella che ci ha riportato anche il nostro telespettatore, una volta la casa la gente l'acquistava anche per fare un piccolo investimento, ma la crisi economica, il fatto che tanti che sono all'interno delle abitazioni in affitto magari non riescono a pagare, ha frenato molto in questi anni, in questi ultimi tempi? Ha frenato tantissimo perché non c'è in questo paese una certezza della pena, diciamo, nel senso, l'abbiamo sentito prima dall'ascoltatore, che deve pagare le tasse anche se non incassa i soldi e la sua proprietà non è tutelata. E la pressione fiscale, che è stata immensa dal 2011 a oggi, è aumentata del 130%, passando da 9 miliardi e mezzo a quasi 30, ha frenato i consumi. Il solo annuncio di una detassazione sulla casa negli ultimi due mesi ha risvegliato il mercato, perché nel frattempo i prezzi sono molto bassi, sono scesi, le banche hanno allargato i cordoni della borsa ed è tornata questa voglia di casa. Speriamo che in questa legge il governo non si rimangi le parole e ci faccia tornare indietro. E allora, sul balletto delle ultime ore, questi cambiamenti repentini sulla tassazione sulla prima casa, abbiamo ascoltato anche il segretario confederale della UIL, Guglielmo Loi. Ecco che cosa ci dice. Secondo me loro hanno fatto una cosa semplice: togliamo la tassa a tutti. Poi si sono resi conto che effettivamente toglierla a chi ha un castello, che avrebbe pagato 19.000 euro di IMU TASI, non sarebbe stato gradito a chi sta facendo molti sacrifici in questo paese, e quindi una riflessione la stanno facendo. Vedremo se porterà a rimettere la TASI per questi patrimoni, per queste case, ville, oppure faranno l'ennesima piccola parziale marcia indietro. Secondo me hanno capito che dal punto di vista della comprensione non avrebbe pagato una cosa del genere. È bene abbassare le tasse, però ci deve essere sempre una proporzione tra chi ha meno e chi ha tanto nel contribuire attraverso le tasse al paese, insomma. C'è una differenza nel pagamento tra chi sta in 60 metri quadri e chi vive in un castello a quattro piani? Beh, noi abbiamo fatto i calcoli: un appartamento normale che verrà premiato dall'abolizione della TASI pagava dai 180 ai 220 euro a seconda della città. Chi sta in quegli appartamenti, appunto, di grande pregio avrebbe risparmiato 2.000-2.500 euro, quindi lo sconto sarebbe stato enorme per chi ha un bel patrimonio e minore per chi ha piccolo patrimonio. Insomma, poi esagerata è stata la cosa. Siete sempre convinti che andavano dirottate verso altre forme queste risorse, perché la tassa sulla casa, voi dite, ce l'hanno un po' in tutta Europa? Sì, dal punto di vista, diciamo, tecnico forse non è la scelta più seria, nel senso, si poteva decidere per esempio di abolire tutta l'IRPEF comunale, che vale esattamente 4 miliardi e che colpisce in particolare lavoratori dipendenti e pensionati.
però evidentemente mediaticamente paga più abolire la tassa sulla casa, e quindi ben venga quella se non è l'ultima cosa che si fa, cioè bisogna diminuire le tasse sul lavoro, questo è il vero problema del nostro paese per rimettere in moto i consumi. Secondo lei non è che vengono tolte queste tasse sulla casa e poi escono fuori da qualche altra parte? Chi è che coprirà i comuni? Ma noi abbiamo detto sin dall'inizio che era importante che il governo con un bel assegno a 8.000 comuni coprisse esattamente l'incasso che lo stesso comune ha sulla TASI. Se fanno così non ci dovrebbe essere effetto, altrimenti il rischio è, come è successo nel passato, che tolgono questa tassa, che è una tassa comunale, non danno quanto devono dare ai comuni e i comuni aumentano tasse o tariffe, asili nido o addizionale, che purtroppo, ripeto, nel passato è avvenuto questa operazione che poi ha danneggiato il contribuente. Queste le parole del segretario della UIL Loi, presidente Righi. Allora, c'è questo rischio che paventa Loi che possano arrivare da altre parti? Voi l'avevate lanciato nel periodo estivo, la famosa local tax che poi è stata eliminata, insomma, che i comuni, non avendo questi soldi, sono 4 miliardi che vengono sottratti ai vari comuni italiani, possano in qualche modo tassare altri beni e servizi? Presidente Renzi ha detto chiaramente che, come diceva anche il servizio prima, avrebbe staccato un assegno per metterlo nelle casse dei comuni, però sembra che oggi ci si vocifera, perché stiamo parlando di slide e di notizie di corridoio, che verrà sfruttata quella norma per cui che permette ai comuni di passare l'aumento della seconda casa, quindi dell'IMU, da 10,4 punti a 11,3, quindi un aumento a 11,2, quindi un aumento di 8 punti della tassazione, che provocherebbe sulle seconde case un aumento di 2 miliardi di tassazione. Noi invece speriamo che questa tassa, che giustamente è stata tolta perché l'80% delle famiglie italiane, quindi giovani coppie che hanno un mutuo, che risparmieranno in media 250 euro, sia mantenuta e che quindi non ci sia questo aumento della finanza locale. Avvocato Pucci, quanto pesava questa TASI sulle tasche delle famiglie italiane? Perché poi ci sono tante altre tasse, imposte che ci sono sulla casa. Io percentualmente prendo spunto da questa domanda perché è una cosa che veramente sento. Allora, noi dobbiamo dare una cifra complessiva di quanto, il Presidente lo sa meglio di me, di quanto il comparto immobiliare contribuisce nel sistema del PIL italiano. Il 50% del PIL italiano, il 50%, cioè della ricchezza del paese, viene data dalla piccola proprietà immobiliare. Cioè, voglio dire, è una cosa che non esiste in nessuna parte del mondo. Ecco perché mi inquieto quando si dice: ma noi non veniamo tassati come la casa in Francia. Non è vero, perché l'85% degli italiani hanno un'abitazione, cosa che non c'è in Francia, cosa che non c'è in Inghilterra, cosa che non c'è in Olanda. Dove prendono i soldi per tirare avanti? Dalla casa. Quanti tassi, quanti imposte ci sono? A memoria non me le ricordo. Posso dire 20, 30, 40, forse anche 50, che vanno dalla local tax, che vanno dall'IMU, dalla TASI, dall'IRPEF, dalla tassa di scopo, da tante cose. Ciò che loro si devono mettere in testa, anche questi signori sindacalisti, devono capire che se non riparte il comparto immobiliare, che è il 50% del PIL a livello nazionale, che è un'impresa, non, l'Italia non riparte, non riparte. Questo è il problema, non è la patrimoniale, è facile, no, prendere i soldi dalla casa, ma devono sapere che la casa è quella che dà lo sviluppo volano, come qualcuno dice, il volano per della forza, nostra ma questo economia. Devono cominciare a capire. Lo vedremo nei prossimi giorni, le prossime settimane. Il Presidente ha detto che c'è un risveglio anche del mercato immobiliare, vedremo se davvero poi sarà così, ma abbiamo i nostri telespettatori, non facciamoli aspettare, stanno da un po' in linea. Ci sono tantissime domande, Giuseppe, però intanto passiamo al signor Antonino che vuol farci una domanda, ci chiama da Padova. Buonasera Antonino. Buonasera. Prego, ci dica. Io volevo fare presente che negli anni 2000 mio figlio, per causa di divorzio, ho dovuto comprarci un mio appartamento e me lo sono intestato io, perché altrimenti si rischiava che poi subentrava ancora l'ex moglie, perché non si sa le leggi come funzionano qui. E allora ho comprato questo mio appartamento
E da quel momento, dal notaio, quando, nel momento che ho stipulato l'atto di compra, ho fatto fare il comodato gratuito che ci abitava mio figlio, e ha sempre abitato lì. Sì. E sto pagando, essendo il mio appartamento, sto pagando quasi 500.000, cioè 500 euro all'anno, perché la vuole considerare sempre seconda casa. Come mai tutti i comuni che intorno, la maggior parte, considerano il comodato gratuito come prima casa? Grazie. Mentre quel comune che sarebbe Tribano, a Padova, qui intorno a Padova, non vuole concedere assolutamente che possa fa la prima casa. Grazie. Perché ne fa pagare sempre, perché dici casa, che fa contare, sì, il comune. Abbiamo compreso, perché grazie. Grazie mille, grazie. Cerchiamo allora, avvocato Pucci, poi c'è la diversificazione tra i comuni, perché ogni comune applica determinate aliquote. Oltre 8.000 su tutto il territorio nazionale, purtroppo, ahimè, viene rimessa alla discrezionalità del sindaco questa possibilità dell'esenzione. È una cosa veramente assurda, ma è così. Presidente, si diceva gli altri paesi europei, in tanti dicono in tutti i paesi europei c'è la tassazione sulla casa, sulla prima casa, certo. Diceva l'avvocato Pucci, però l'Italia è un paese un po' particolare, dove 8 persone su 10, l'80% delle famiglie in qualche modo ha questo desiderio, è sempre stato il sogno degli italiani, il mattone, la piccola casa, i sacrifici di una vita. Guardi, c'è una mistificazione che viene fatta. È così realmente? Sì, è così, ma in questo senso, che c'è una mistificazione che viene fatta anche da enti governativi per il semplice fatto, vi faccio l'esempio della Francia, ha due tasse, la tassa di proprietà e la tassa d'abitazione. Dentro la tassa d'abitazione c'è anche il canone televisivo. Noi invece applicano le tasse non in forma patrimoniale, ma in forma reddituale, cioè se tu guadagni io ti faccio pagare una percentuale su quello che l'appartamento ti rende. In Italia le tasse sulla casa sono messe in forma patrimoniale, quindi se anche tu non guadagni, come il fatto della prima casa, perché nella prima casa ci stanno le famiglie, non le imprese, tu devi pagare una tassa lo stesso. Quindi questa è la differenza tra la tassazione italiana ed europea, reddituale negli altri paesi come è corretto e patrimoniale in Italia che non è corretto. Sempre spazio ai telespettatori, Maris. Allora, andiamo subito a Palermo, passiamo subito una telefonata, c'è la signora Francesca al telefono con noi, buonasera. Sì, buonasera, io telefono da Palermo. Sì, buonasera, io telefono da Palermo. Desideravo chiedere alla signora, noi abbiamo una casa di proprietà a Palermo e una a Ragusa, dove ci vive mia figlia. Sì. Naturalmente noi paghiamo l'IMU a Ragusa come seconda casa, sono circa 1.000 euro l'anno. Com'è possibile che il signore dice a noi che noi non dovremmo pagarlo anche se mia figlia vive lì in comodato d'uso? Grazie. A me sembrava un po'. Grazie, andiamo a dare una risposta, avvocato Pucci, perché poi dipende da dove uno vive, è così. Allora, che ci sono? Io non lo so, forse la signora si dovrebbe accorrentare meglio. Io credo che nei due comuni che ha prima citato c'è questa possibilità. Probabilmente nel piccolo comune le cose funzionano diversamente, ma non è che lo dico io, è una legge che esiste ormai da due o tre anni, anzi era stata rimessa in discussione, ma adesso dal 2015 e dal 2016 c'è questa possibilità che con un comodato gratuito intestato a un discendente diretto, quindi genitore figlio, ci sia la possibilità di essere esentato dal pagamento dell'IMU, sempre che l'usufruitore, quindi figlio o genitore della seconda casa, viva stabilmente in quell'immobile. E quindi, scusa, vuol dire che deve avere per lo spettatore deve avere la residenza in quel comune, perché se io abito in un appartamento lo devo rendere noto a qualcuno e si fa attraverso la residenza. La residenza è diventato un elemento fondamentale per il pagamento delle tasse sulla casa rispetto al passato. Maris, un'altra domanda, sì, rapidamente. Le domande sono tante. Allora, ci ha scritto la signora Sonia da Treviso e dice, ecco, vivo in affitto in una casa, però ho ereditato con mia sorella un appartamentino di 50 metri quadri e me lo fanno pagare come seconda casa, pur essendo però la prima, perché io non ho altre case intestate. Ecco, voleva sapere se è giusto, se è corretto. Allora, se la signora
il Presidente ha usato prima un concetto molto chiaro, residenza. Se io ho un appartamento a Roma in affitto e ho la residenza e ne ho uno in proprietà ma non ho la residenza, quello in proprietà, pur essendo l'unica proprietà che ho, viene considerata seconda casa. Questa è la normativa. Allora, all'interno del provvedimento c'è pure un altro capitolo importante per il comparto casa e abitazione, quelle delle ristrutturazioni. Sono state prorogate. Allora io direi vedere il cartello grafico innanzitutto che abbiamo preparato per far chiarezza, anche se ripetiamo la legge di stabilità è una bozza di legge di stabilità che sta girando, che dovrà essere definita in queste ore, ma insomma è la decisione del governo. Quindi casa, ristrutturazioni ed energia, scadenza è stata spostata al 31-12 del 2016, ci sono sgravi fiscali che variano dal 50 al 65% per l'efficienza energetica, per gli aspetti antisismici, per la ristrutturazione edilizia e per il bonus mobili. Chiedo al Presidente Righi, quali di questi quattro elementi sono fondamentali e importanti? Qual è quello più incisivo? Sono tutti fondamentali perché il nostro patrimonio immobiliare è vetusto e nei nostri condomini tutte le famiglie spendono tantissimi soldi per riscaldamento ed energia. Quindi ristrutturare e aggiornare e rendere efficiente energeticamente il proprio appartamento è un dovere dei cittadini e lo Stato giustamente lo premia. E così è buono premiare anche il discorso dei mobili, perché abbiamo un'industria nazionale, no? Poi la casa comunque va riempita e quindi siamo d'accordo anche su questo. Ricordatevi che queste ristrutturazioni saranno il futuro dell'edilizia, non dovremo più consumare territorio ma dovremo ristrutturare le case che oggi abbiamo. Diamo qualche indicazione, Avvocato Pucci, l'efficienza energetica vuol dire, ma io lo traduco perché così la gente da casa riesce a capirlo, lo sgravio potrà coprire per esempio l'acquisto e la sostituzione di infissi, caldaie, schermatori solari, i cosiddetti frangisole, insomma, e arriverà fino al 65% l'eco bonus. Sì. Poi c'è invece la ristrutturazione edilizia, dove lì invece fino al 50%, però attenzione, sì. Leggo bene, c'è un tetto. Qual è questo tetto? Di 80.000 euro. Sì, 80-90.000 euro, questo è il tetto, sì. E poi c'è l'aspetto antisismico, e qui è anche importante perché siamo un paese a grande rischio. Beh sì, questo è molto importante perché per esempio, tanto per essere qui nella città di Roma, Roma stranamente è una città sismica e quindi come tale dal 2010, credo dal 2013, forse più dal 2010, ci sono proprio queste norme che nella ristrutturazione e nella ricostruzione bisogna essere molto vigili sulla ristrutturazione, perché ci sono queste normative antisismiche. Possono fruirne solo quelli che abitano in comuni a rischio sismico? Esatto, sull'antisismica sì, sugli altri no. Certo, sugli sgravi, rischio certamente sismico, certo, sì. Questo aspetto qui. Certamente quindi sì. Bisogna informarsi di questo bisogna aspetto per poter intervenire. Certamente. Però diciamo che il territorio italiano, ahimè. Però è molto importante quello per esempio dei mobili, perché sui mobili ne possono usufruire gli under 35, ma nel contesto familiare, dove ci possono essere anche conviventi e non solo un matrimonio a tutti gli effetti, è molto importante perché usufruiscono, a patto che ci sia perlomeno uno al di sotto dei 35 anni, di questo bonus di mobili. Prima di vedere il filmato che parlerà proprio della questione mobile, abbiamo sentito un esperto. Maris, una domanda? Proprio per quanto riguarda il bonus per gli under 35 sui mobili, c'è scritto Beatrice, chiedeva se chi usufruisce di questo bonus, chi vorrebbe usufruire di questo bonus, deve avere la residenza di dove poi appunto comprerà questi mobili nuovi, o basta il domicilio, o ecco, non è necessario nemmeno quello? Beh no, è necessaria sempre la residenza. Sul domicilio, se vogliamo parlare dal punto di vista giuridico, è il luogo degli affari, la residenza è il luogo o dimora dove uno stabilmente abita. L'occupazione stabile in qualche modo. Allora vogliamo sentire questo presidente di un settore importante che insomma, dove ci sono questi sgravi della CNA, quindi del settore dell'artigianato, della CNA di Roma. Sentiamo Alessandra Camarca, l'ho intervistato. In questa legge di stabilità ci sono degli incentivi anche per le ristrutturazioni, per gli arredi, per i mobili, come c'erano anche nell'altra. Cosa cambia oggi? Sostanzialmente la legge viene confermata in toto, in più ci sono come novità la possibilità per le giovani coppie fino a 35 anni che acquistino una nuova casa
di avere una detrazione sugli arredamenti, un bonus sugli arredamenti. E tra l'altro questo bonus, rispetto al bonus mobili, che copre fino a 10.000 euro, copre fino a 20.000 euro. Bisogna ricordare che è sempre il 50% della cifra iniziale e quindi spendendo 40.000 euro puoi recuperare 20.000 euro. Una cosa importante da chiarire con i telespettatori e il consumatore che deve appunto comprare un mobile o un arredo o ristrutturare casa, come bisogna effettuare il pagamento? I pagamenti devono essere tutti tracciabili e quindi tramite bonifico bancario. Possono usufruire dei bonus tutti quanti i cittadini, non c'è un limite di età? No, per il bonus mobili to cure non c'è un limite di età. Deve essere collegato a una fase di ristrutturazione dell'appartamento, è legato quindi alla ristrutturazione dell'appartamento. Il vincolo è che puoi decurtare il 50% della cifra totale fino a un massimo di 10.000 euro e il pagamento deve essere fatto tramite bonifico. Ecco, ricordiamo che va tutto allegato alla dichiarazione dei redditi e in quanto tempo si ha un rimborso? In 10 anni, purtroppo è un periodo abbastanza lungo, però è importante perché questo tipo di misure incentivano tutto ciò che è il mercato dell'edilizia e della produzione, quindi del servizio nel mercato interno. In questo periodo di crisi dove chi esporta ha dei vantaggi ma chi lavora sul mercato interno ha qualche problema, questi sono degli strumenti che aiutano chi opera sul mercato interno. In questa legge di stabilità c'è un altro incentivo che riguarda in particolare il risparmio energetico, ce ne può parlare? Sì, c'è l'altro elemento degli incentivi che è quello collegato al risparmio energetico, quel famoso ecobonus al 65%. E questo riguarda tutti quei lavori che vanno nelle ristrutturazioni a incidere sul risparmio energetico, quindi la sostituzione degli infissi, sostituzione delle caldaie, e tenuta termica in generale del manufatto appartamento o quant'altro. E abbiamo precisato e sottolineato i vari punti, però noi, i nostri telespettatori sono sempre molto attenti. Allora dobbiamo precisare che per la ristrutturazione edilizia il tetto massimo, abbiamo detto 80-90 mila euro, però per precisione sono 96 mila euro ammortizzabili in 10 anni. Quindi per essere proprio precisi, visto che qualche telespettatore subito ci ha dato questa indicazione. Ma abbiamo Maris? Abbiamo una telespettatrice, si trova a Sassari, quindi andiamo subito dalla signora Giovanna. Buonasera Giovanna. Buonasera. Ci dica. Allora, noi abbiamo una casa, ma siamo tre padroni, io e due miei figli siamo. Sì. Dobbiamo pagare l'IMU? Non è che... Capito? Sì. Chiede se deve pagare l'IMU o no. Dipende se è prima casa, o seconda casa. Ecco, risponde il presidente. Cioè, se la signora ha prima casa, cioè i tre componenti del nucleo familiare sono tutti e tre proprietari con la prima casa, divideranno equamente il bonus, lo sconto che attualmente c'è, naturalmente. Se invece adesso con la nuova finanziaria saranno tutti e tre proprietari dell'unica casa di abitazione e non sarà a 1, a 8, a 9, naturalmente non pagheranno più. Quindi se non è una villa, lo spiegava la signora, se non è una villa, non è un castello o una casa di lusso, la signora non dovrà pagare. Se viene approvata la manovra, ad oggi siamo ancora... stiamo parlando della legge di stabilità, insomma dovrebbe essere approvata. Chiedo all'avvocato Pucci, tra qualche istante vediamo una storia che in realtà veramente per certi versi ci ha colpito molto vedendola in redazione, perché parliamo di nuda proprietà, è un fenomeno in grande crescita. Sì, purtroppo, un fenomeno in grande crescita. Che in qualche modo la casa veniva tramandata da padre in figlio, sì. In tanti hanno dovuto fare una scelta drammatica per pagare le tasse della casa, vendere tra virgolette la casa, è così? Sì, diciamo che questi sono quei risultati che dipendono da una grande crisi che in questo momento ancora l'Italia sta sopportando. Brutte storie, perché effettivamente chi è proprietario di una casa a volte, pur di fare una vecchiaia, diciamo così, serena perché non ha più possibilità di tirare avanti, mette in vendita la propria abitazione e naturalmente per un certo periodo di anni, cioè fino a quando non passerà ad altra vita, avrà l'usufrutto di questa abitazione. E allora vediamo la storia del signor Ottavio, che parla anche con un po' di ironia di quello che ha fatto, ma sotto sotto c'è poi anche l'amarezza della persona. Vediamo, da Milano.
Io che vivo qui è più di 20 anni. Ho deciso di vendere questa nota proprietà perché con le spese del condominio non riuscivo più ad andare avanti. La mia pensione è molto bassa, 600 al mese, e io ho 88 anni. Ho comprato questa casa, ero già in pensione, con molti sacrifici, con mia moglie. Mia moglie manca 15 anni e io sono rimasto solo. È venuto fuori tante di quelle spese che non si finiva più. Ho deciso, prima ho chiesto alle figlie cosa fare, perché io l'avevo questa casa per loro. Poi le figlie mi hanno fatto: no, babbo, vende, stai più tranquillo. E allora abbiamo venduto con la nuda proprietà. Ho mantenuto quello soffrutto. I risultati ce li ho avuti buoni, perché come io ho detto sto più tranquillo, però da una parte mi è dispiaciuto, perché era un sacrificio che rimaneva rimandato per le figlie, ma è andato bene così. Adesso sto bene, il conto in banca è un po' aumentato e io sto più tranquillo. Questa è la storia del signor Ottavio. Presidente Righi, lei guida gli agenti immobiliari, tante sono le storie come questa di Ottavio. In qualche modo, per carità, è un'opportunità per tanti, perché è anche un modo per fare qualcosa, di mettere in banca, come ha detto in maniera, certo, col sorriso delle labbra, però insomma colpisce sempre. È una sconfitta, perché naturalmente questa persona, l'ha anche detto, lavorava per lasciare qualcosa ai suoi figli, però bisogna anche far rilevare che per fortuna aveva acquistato un appartamento e ha potuto in vecchiaia usare questo investimento per vivere la sua vita in pace e in serenità. Quella dell'usufrutto è un fenomeno che sta aumentando, cioè della vendita della nuda proprietà sta aumentando a dismisura, anche perché i nonni, diciamo così, sono impegnati a pagare e a sostenere le più giovani generazioni che oggi per molta parte non lavorano, sono disoccupati. Quindi il fenomeno è in aumento. Grazie al presidente della FIAP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, Paolo Righi. Chiudiamo. Grazie. Con l'avvocato Pucci. Hanno tolto la Tasi, sembra, insomma, bisogna salutarla. Addio alla Tasi. Qual è l'altra tassa che ci pesa tanto? Qual è l'altra tassa che lei eliminerebbe subito sulla casa, che fa male un po' alle tasche degli italiani, di chi ha una piccola casa o una grande casa? Diciamo, metterei meglio a fuoco la Tari, per esempio. Che quella anche, sui rifiuti, la tassa sui rifiuti, che è veramente un'imposta messa un po' così a cascata generale, troppo generica. E in alcune città è una vera e propria mazzata per le casse delle famiglie. Siamo davvero in conclusione, grazie a Fabio Pucci, segretario generale dell'UPI. Maris. Grazie ai nostri ospiti. Allora Giuseppe, ricordiamo ai nostri telespettatori, subito dopo di noi l'appuntamento con Il Mio Medico, ci sarà il dottor Francesco Plotti a rispondere alle vostre domande. Noi ovviamente vi diamo appuntamento domani alle 19, mi raccomando, appuntamento da non perdere, parleremo di pensioni, di previdenza e ci sono delle novità soprattutto sulle quali dobbiamo aggiornarvi, quindi domani alle 19, vero Giuseppe? E anche lì ci sono le novità che arrivano dalla legge di stabilità, la previdenza, si potrà andare prima in pensione, in che modo, le donne soprattutto, e poi... Domani ospiteremo un sindacato che è pronto a fare battaglia per rivalutare la pensione delle persone anziane. Bisogna rivalutare in base all'inflazione, al costo della vita. Domani sera ce ne parlerà in studio questo rappresentante del mondo sindacale. A domani sera, grazie a tutti e buona serata.